osteoporosi e malattie reumatiche, questa relazione, questo essere legate, perché lo vorremmo capire. Quanto firmo nella figura della professoressa Maria Luisa Brandi e nella ANMAR, nella figura di Gabriella Voltan, possono lavorare e collaborare insieme per dare una risposta a chi soffre di dolore. Dottoressa Voltan, ci racconti le malattie reumatiche, quanto possono limitare la vita e quanto è importante entrare immediatamente in diagnosi mirata. Sicuramente quando parliamo di malattie reumatiche dobbiamo fare il punto della situazione. Sono più di 100, sono tantissime, alcune sono di origine immunitaria, quindi abbiamo l'organismo che si autoaggredisce in qualche modo e sono croniche purtroppo, altre che sono di altra origine sono un po' diverse. Allora, malattie reumatiche croniche che purtroppo ledono e comunque coinvolgono i muscoli, le ossa soprattutto. E in questo processo un farmaco o tanti farmaci che le persone devono assumere e che purtroppo favoriscono l'osteoporosi, per cui persone che nel tempo sviluppano osteoporosi importanti e quindi assolutamente un'attenzione che deve essere fin dai primi momenti a questo problema. Collaborazione iniziata, professoressa Maria Luisa Brandi, da poco, ma che vuole avere un grande futuro. Quanto è determinante, quanto è stato interessante capire queste relazioni e quindi lavorare insieme? La prima esperienza è di un anno fa e abbiamo iniziato a collaborare con la sede toscana di ANMAR, quindi ATMAR, cioè l'associazione che poi si muove nel territorio toscano, con una serie di questionari che andavano a valutare nel momento in cui ATMAR lavorava nel territorio toscano, andava a valutare più specificamente il rischio di fratturarsi, perché poi l'osteoporosi ci porta a fratturarci e fratturarci per fragilità. E questo primo anno che ha permesso di raccogliere circa un migliaio di questionari ottenuti nel territorio della nostra regione ci ha dato l'opportunità poi di andare a analizzare questi questionari che saranno poi materiale che noi utilizzeremo per pubblicazioni scientifiche. Quindi questo primo esperimento ha funzionato così bene che quest'anno lo ripeteremo nella regione toscana e sarebbe nostra vocazione, visto che la Fondazione Firmo ha poi un respiro nazionale, di muoverci nel futuro a livello nazionale con programmi mirati proprio ad andare a studiare l'osso dei pazienti reumatici. Quanto è importante fare diagnosi e immediatamente intervenire? Dottoressa? La diagnosi precoce è fondamentale nelle malattie reumatiche. Purtroppo noi dobbiamo combattere contro un sintomo che è il dolore, che a volte poi viene mascherato dall'assunzione di antinfiammatori piuttosto che antidolorifici, le persone si autocurano e a volte è difficile proprio fare una diagnosi precoce. Le persone vanno dal medico di base, magari l'occhio non è così allenato o non è così attento a inviare precocemente le persone al reumatologo, che è poi la figura preposta a fare la diagnosi corretta e a instaurare la terapia che deve essere immediata, che deve essere tempestiva, che non può protrarsi nel tempo, perché purtroppo non dimentichiamoci che le più importanti sono patologie croniche e che possono veramente devastare le ossa delle persone, quindi velocemente andare dal medico e farsi vedere. Rimettiamo a posto le nostre ossa, anche per l'osteoporosi c'è grande dolore, c'è fragilità e si rompono queste ossa, quindi cercare di capire queste relazioni, di dare dei farmaci appropriati che non si combattano fra loro in un certo senso e che riescono a dare degli obiettivi salute. Professoressa Brandi. Sicuramente l'osteoporosi del paziente reumatico, come ha detto ora la dottoressa Voltan, è un'osteoporosi che spesso viene diagnosticata in ritardo, cioè quando per esempio c'è già la prima frattura. Infatti il programma che noi avevamo svolto l'anno scorso nella regione toscana mirava proprio a parlare di osteoporosi severa, quella che noi oggi dovremmo per legge trattare. L'osteoporosi severa è definita come un'osteoporosi che ha già prodotto una frattura o a livello vertebrale o a livello femorale, quindi è ben definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E noi oggi non trattiamo nemmeno i pazienti che hanno diritto alle terapie, quindi abbiamo dei farmaci molto efficaci che non si contrappongono ai farmaci che vengono utilizzati per le malattie reumatiche.
siano questi il cortisone oppure i farmaci biologici o altri farmaci che sono poi a disposizione per il reumatologo. Anzi, vanno a prevenire i danni che eventualmente la molecola cortisone può produrre a livello osseo. Il problema è che in realtà oggi noi, il paziente con osteoporosi severa, che è proprio quel paziente che anche la nostra legge italiana con la nota 79 ci dice di trattare, non lo stiamo trattando. Quindi di questo argomento ovviamente parlarne con un'associazione che ha una grande prevalenza di pazienti severi è molto importante. Programmi futuri, unite per combattere il dolore, unite per combattere le due malattie. Sicuramente bisogna parlarne in modo molto chiaro, molto visibile, coinvolgere la popolazione. Non è possibile pensare di trattare l'osteoporosi quando c'è già la frattura. Non è possibile che persone anche giovani comincino con farmaci, magari per patologie diverse, poi si ritrovino con un'osteoporosi con fratture ossee quando sono ancora in età magari lavorativa. Non si può parlare in questo modo di prevenzione. La prevenzione è far conoscere la popolazione, andare nelle piazze, dire, dichiarare, mettersi là, dare informazione e veramente lavorare precocemente su questi problemi. Il medico di famiglia? Ci stiamo guardando e stiamo ammutolendo, perché il medico di famiglia sarebbe la figura di riferimento di ogni cittadino. Tutti noi abbiamo il medico di famiglia che dovrebbe, usiamo il condizionale perché purtroppo anche lui è oberato di lavoro, ha a che fare con tante patologie e magari queste cose un pochino se le dimentica o le sottace, e questo non va bene. Ma direi anche un altro medico molto importante, che è il pediatra. Voglio soltanto sottolineare una piccola esperienza personale. Era all'inizio degli anni 90, mi ricordo che fui chiamata proprio all'ospedale pediatrico Meyer qui a Firenze, perché c'erano molti bambini cortisonati, bambini che soffrivano di malattie di tipo infiammatorio reumatico, quindi dal lupus all'artrite reumatoide, dovevano essere trattati all'epoca con il farmaco più importante, che era il cortisone. Non c'erano molte opzioni all'inizio degli anni 90. E mi chiamarono perché questi bambini si fratturavano tutti. E noi ricordo che con il primario di allora, un importante pediatra, si decise di intraprendere la prima terapia con i bisossonati per via iniettiva, che oggi è diventato uno standard terapeutico, per cui i bambini oggi, quando iniziano una terapia con cortisonici, poi viene subito affrontato il problema osseo, perché sono anche nel momento in cui stanno costruendo il loro osso. E fortunatamente oggi c'è una sensibilità molto maggiore di quella che c'era allora e dei mezzi terapeutici che ci permettono di prevenire la frattura nel bambino che deve fare una terapia cronica con farmaci per le malattie reumatiche. I numeri sono tanto alti sia per l'osteoporosi che per le malattie reumatiche. L'unione di queste due patologie crea grande disagio. Certi farmaci inducono purtroppo malattie ulteriori. Quanto questa informazione deve essere capillare? Quanto ne dobbiamo parlare? Quando la comunicazione che noi stiamo facendo è essenziale, mirata, perché il cittadino stesso possa dire a se stesso: beh, posso chiedere al mio medico qualcosa in più? Assolutamente, hai una malattia reumatica, sai che assumi farmaci, io sto parlando come uno spot televisivo, per favore chiedi al tuo medico di cominciare o di capire soprattutto quanto l'osteoporosi ti impegnerà. Se lo fai subito e magari insisti un pochino, magari il medico risponde in modo positivo e ti dà il percorso. Anche perché noi oggi, proprio nella nota di rimborso dei farmaci, l'unica prevenzione primaria, cioè quella che possiamo fare quando non c'è una frattura rimborsata al Servizio Sanitario Nazionale, è proprio per i pazienti che devono fare uso cronico di cortisonici. Quindi in realtà l'osteoporosi cosiddetta secondaria da cortisone è stata ben riconosciuta anche nel nostro paese come una patologia che va trattata in prevenzione. E quindi è ovvio che vorremmo parlare di questo, perché poi quello che abbiamo almeno a disposizione oggi possa essere applicato al paziente e alla terapia che poi il medico deciderà di fare.